Grazie Presidente, grazie Luciano, signor Sindaco dell'Aquila, signori sindaci tutti. Mia mamma a me non chiede mai se ho mangiato, mi vede in televisione e dice ho visto che hai mangiato, vedendo come sta andando avanti la situazione, ma al di là delle battute, infatti vedi non si chiude neanche, no, al di là delle battute è abbastanza difficile per me, non, diciamo, è abbastanza difficile nascondere il sentimento di grande partecipazione che mi prende quando D'Alfonso fa l'elenco degli interventi. Già è accaduto nell'agosto dello scorso anno, ma poi quando è stato l'altra volta che sono venuto al Gran Sasso, quando era 2 o 3 mesi fa, 4 mesi fa, perché ci scorgo e ci scopro una passione per il progetto concreto che a mio avviso entusiasmante. Poi uno si domanda, ma sarà entusiasmante anche per quelli che seguono da casa, anche per i cittadini? Non lo so, forse sì, forse no, perché io non so neanche dove sono alcuni, quella diga non ho ancora capito dov'è, lo ammetto. Quindi non ho una conoscenza precisa e puntuale di tutto il vostro straordinario territorio, ma riconosco nella passione e nella cura del singolo progetto un coinvolgimento che è lo stesso spirito che ha portato me e tanti altri a fare il sindaco e fare l'amministratore. Cioè, in altri termini, il tema del master plan, per il quale anch'io ringrazio Claudio, è uno straordinario strumento perché tiene insieme l'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande che ogni sindaco deve fronteggiare. Perché il sindaco non è soltanto quello che rimette a posto la buca se ce la fa. Io tutte le volte che sono andato a fare un'iniziativa in campagna elettorale da sindaco, partivo sempre sul ruolo di Firenze, città universale, città del dialogo, città di Giorgio La Pira, e finivo sempre con il cittadino che mi diceva sì, va tutto bene, ma le buche? Ed è così. Ma l'attenzione alle buche non poteva farti togliere dal tavolo il fatto che comunque la città non è semplicemente un agglomerato di priorità amministrative, ha una dimensione quasi spirituale in senso laico. Ora ho visto che De Vincenti è stato paragonato anche a Giovanni Paolo II, già da quando fa il sottosegretario è felicissimo, lui viene da una cultura diciamo diversa dalla tua e dalla mia, lui viene da una cultura più di sinistra, ma se tu faccia così, da quando è a Palazzo Chigi è tutte le volte in Vaticano, non so dove va, le volte io sono in Vaticano, il Giubileo, quando finirà il Giubileo sarà comunque in Vaticano, e vabbè, è l'anno della misericordia per cui si prende tutto, però il punto chiave, questa dimensione spirituale dei nostri territori e delle città è un elemento di grandissimo rilievo. Cioè io credo che una città non sia semplicemente un insieme di codici fiscali. Una città non è soltanto l'ufficio anagrafe, è qualcosa di più. Idem dicasi per una regione. E allora la mia pretesa in questi 5 minuti di intervento è quella di provocarvi. Perché noi termineremo firmando il patto, i 77 progetti, non li metto in discussione, anche perché se no se mi metto a ragionare dei progetti mi frega tranquillamente e alla fine Cialente porta via altri soldi a De Vincenti come vederlo. Già fatto. I sindaci giustamente chiedono più attenzione, no, non entro nel merito del... Faccio un ragionamento diverso. Che tempo stiamo vivendo noi? Provo a tenere anch'io l'infinitamente piccolo dei 77 progetti, che poi alcuni infinitamente piccoli non sono, per le caratteristiche che il Presidente D'Alfonso ha spiegato molto bene, sono operazioni attese da decenni. Che tempo stiamo vivendo noi? Proviamo a tenere insieme i grandi progetti con la situazione che viviamo. Noi stiamo vivendo un tempo particolarissimo. Se 6 mesi fa, diciamo 8 mesi fa, quando io sono venuto la prima volta all'Aquila, anziché parlare soltanto di Ombrina o della ricostruzione o delle 92 gru, che una volta dico sono 92, una volta 93 delle trasmissioni televisive, prima o poi... E che fai? Me le fai salire ora all'improvviso? 114, siamo a 114 gru. C'è un punto che se il 25 agosto dello scorso anno mi avessero detto, scusa, sei disponibile prendendo tutti gli algoritmi, tutti i big data, tutte le previsioni, a scommettere 1 euro
su Donald Trump candidato alle elezioni per i repubblicani, mi avessi detto: sei disponibile a scommettere un euro? Io avrei detto di no. Vedo lo sguardo perplesso dei sindaci che dice: ma non bisognava parlare della diga e della valle e della strada. Ma voglio partire di qui, perché è accaduto un fatto incredibile negli Stati Uniti che riguarda il candidato dei repubblicani. Ma se ci pensate, anche in Europa sta avvenendo qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che noi avremmo immaginato anche solo fino a qualche settimana fa. Se mi avessero detto che il candidato del Partito Popolare e del Partito Socialista in Austria alla Presidenza della Repubblica arrivavano uno quarto e uno quinto, anzi più o meno allo stesso pari, e tutti e due fuori dal ballottaggio, non avrei scommesso un euro. E potrei fare dozzine di esempi del fatto che la dimensione politica che ci vede coinvolti, qualunque sia il nostro partito politico, perché poi se siamo qui è perché ci piace la cosa pubblica, perché siamo convinti che sia un servizio bello, perché possiamo avere delle idee diverse, ma riconosciamo che questa fascia tricolore che avete è un qualcosa che ci rende orgogliosi e grati di poter svolgere un servizio per il nostro paese. Bene, a fronte di tutto questo, cosa sta avvenendo oggi nella dimensione politica internazionale? Si sta affermando il tempo della paura e non del coraggio. E allora diventa naturale dire che ciò che simboleggia la paura è un muro e non una piazza, come siamo stati abituati ed educati a pensare noi. E allora diventa naturale immaginare che ciò che mi distingue è l'essere prevenuto anziché l'essere aperto. Io vorrei che noi non sottovalutassimo questo fatto, né che gli dessimo una connotazione etica o moralistica. È un dato di fatto che sta entrando sempre più diffusamente nella nostra Europa e non soltanto negli Stati Uniti. È il tempo della paura dell'altro. È il tempo in cui è più facile essere creduti se suscitiamo un sentimento di preoccupazione anziché un sentimento di speranza. Di fronte a questo scenario, e poi arrivo ai 77 progetti concreti, quello che noi stiamo cercando di fare è una rivoluzione più grande della riforma costituzionale o della riforma della pubblica amministrazione, su cui ciascuno può avere le proprie opinioni, ma sicuramente nessuno può negare il fatto che le riforme che stiamo facendo sono profondamente innovative. Poi qualcuno dice che andiamo peggio e qualcuno dice che andiamo meglio, ma tutti devono riconoscere che il paese sta cambiando. Qualcuno dice bene, qualcuno dice male. Il punto è che la riforma più grande che noi stiamo cercando di fare è quella del sentimento personale della classe dirigente e della comunità per riscoprirsi comunità e non soltanto agglomerato indistinto di persone. Questo è il grande obiettivo che noi stiamo cercando di dare all'Italia insieme. Ed è un meccanismo che ha una proiezione internazionale. Per esempio, se noi siamo credibili e riusciamo a ottenere un risultato importante come quello di ieri, di Paolo Gentiloni a Vienna sulla Libia, è un risultato che è merito di tutto il Paese, ma è un risultato che è passato dal rifiuto della logica della paura, perché ci sono stati mesi in cui tutti i giorni ci diceva nell'orecchio: mandiamo 5.000 soldati e interveniamo, senza un minimo di strategia, come se non fosse bastato interventi senza un minimo di strategia in Libia. No, noi abbiamo resistito, abbiamo fatto prevalere la logica del confronto e del dialogo, abbiamo investito nella comunità internazionale e oggi possiamo dire che grazie all'azione paziente di ricucitura italiana il consesso internazionale affronta la questione libica in modo molto più strategico e molto meno episodico. Ma è un argomento che vediamo anche in Europa. In Europa noi stiamo facendo tre battaglie sostanzialmente. La prima è quella economica. Oggi usciranno, credo nelle prossime ore, lo scambio di missive tra la Commissione e il Ministro Padoan, anche egli ha fatto un grandissimo lavoro, come pure il Ministro degli Esteri, il Ministro dell'Economia ha fatto un lavoro straordinario e quindi potremo vedere riconosciuto questo elemento della flessibilità, che alla fine in questi due anni vale diversi soldi per l'Italia ed è uno degli argomenti
per i quali possiamo permetterci di dare il via libera a alcuni investimenti che altrimenti sarebbero stati fermi. Bene, questa battaglia sulla cambiare il paradigma europeo è una grandissima priorità del nostro paese, certo, così come pure sull'immigrazione, affermare l'idea che non si debba vivere di paura e di preoccupazione soltanto, ma si debba avere il coraggio di dire che se vogliamo davvero bloccare, innanzitutto quando c'è da salvare una persona in mare, noi abbiamo secoli di civiltà alle spalle, per cui non ci mettiamo a fare le pulci, ma salviamo quella persona perché non rinunciamo alla nostra identità di donne e di uomini, alla nostra dignità di donne e di uomini. Se qualcuno vuole dimettersi da uomo, faccia pure, ma non fa per noi. Ma accanto a questo diciamo anche che l'unico modo strategico per affrontare la questione è avere un piano per l'Africa. Il Migration Compact è esattamente il tentativo di dire: li vuoi aiutare a casa loro, come viene sbrigativamente detto in televisione? Beh, fallo. Fai un grande piano di investimento in questo continente che ha delle prospettive di sviluppo straordinarie. Queste sono le due delle tre battaglie. Poi ce n'è una terza, che è quella dell'affermare il ruolo e lo spazio della cultura e dell'identità in una Europa che sembra vivere impaurita e in qualche modo paralizzata dalle tensioni. Ecco che dal grande torno al piccolo. Affermare la nostra cultura non significa soltanto offrire un'occasione ai nostri ragazzi di formarsi o di essere educati meglio, e qui c'è il grande tema del capitale umano su cui in Abruzzo potete fare moltissimo. Non significa soltanto affermare, come è sacrosanto che sia, che bisogna finalmente trovare le risorse per i grandi attrattori internazionali. Perché quando tu hai una cosa come gli Uffizi, che, lo dico da ex sindaco, negli ultimi 30 anni hanno perso terreno rispetto al Louvre. Hanno perso terreno. 35 anni fa gli Uffizi avevano più o meno gli stessi visitatori del Louvre. Oggi il rapporto è 9 a 2 in termini di milioni. Vuol dire che noi abbiamo perduto questa stagione. Dobbiamo recuperarla dagli Uffizi, a Brera, alla Reggia di Caserta, a quella meraviglia che è Pompei, che finalmente è tornata a essere un grande attrattore internazionale di orgoglio e non soltanto di problemi. E potrei continuare con i grandi nomi. Ma accanto a questo c'è, e voi lo sapete bene perché nei 77 progetti ci sono, da Tagliacozzo ad altri, una serie di interventi specifici e puntuali, dobbiamo avere il coraggio di dire che la cultura è quella che c'è nei piccoli territori e anche nelle grandi città, che ti permette di non essere un numero ma di essere un cittadino. È questo ciò che ci differenzia da quelli che vivono soltanto di paura e che vivono soltanto di preoccupazione. Essere comunità, trovare orgoglio nel fatto che qualcuno rimetta a posto una vecchia chiesa e la riapra, magari costruendoci intorno una cooperativa di giovani di tipo B, oppure una proloco con gli anziani che vengono a dare una mano perché sono orgogliosi delle proprie radici e hanno voglia di futuro. È riprendere una piazza e farla vivere. La piazza è il luogo più straordinario dell'identità italiana. È il luogo nel quale io non ho paura di andare per incontrare degli altri. E se nell'incontro sono disponibile ad aprirmi, divento più ricco anch'io. Voi direte: mamma mia, come l'hai presa larga. Ma l'intervento di Luciano mi ha consentito di collegare la puntualità dei singoli interventi alla visione di insieme che ci caratterizza. Questa visione di insieme, che è quella che porta a dire: cari cittadini europei, l'Italia fa sentire la sua voce e vi chiede di essere capaci di coraggio e non di paura, e vi chiede di essere capaci di costruire comunità e non di costruire ghetti, vi chiede di essere capaci di abbattere i muri davvero per tornare a vivere la piazza. Questa visione necessita di una concretezza e di una puntualità negli impegni che ciascuno di noi prende. Perché se noi facciamo soltanto i grandi discorsi filosofici, dei quali io sono convinto profondamente, io sono convinto che ciò che noi stiamo facendo, non per me, per Claudio, per Luciano, per voi, ma per l'Italia, diventerà un elemento straordinariamente efficace nella discussione europea, se diventerà patrimonio diffuso e condiviso. Se noi siamo stati in grado nel primo anno, e ti garantisco che non mi considerava nessuno appena arrivato,
di affermare il principio della flessibilità in economia. L'anno dopo di dire che l'immigrazione era una questione che non poteva essere lasciata soltanto ai paesi d'origine, e ce l'abbiamo fatta anche questa, vi dico che quello che riusciremo a fare sulla cultura sarà fondamentale per cambiare verso alla politica europea. Ma una volta che abbiamo fatto tutto questo grande lavoro qui, non servirà a niente se noi continueremo ad avere un sistema politico e amministrativo incapace di dare risposte ai cittadini. Perché la migliore alleata della paura è la sfiducia nei confronti della classe dirigente. E chi costantemente spara contro la classe dirigente del paese non si rende conto che sta minando se stesso, non soltanto gli altri. Noi però abbiamo dalla nostra parte la possibilità di essere vincenti, se ce la facciamo. E qual è la possibilità di essere vincenti? Banalmente, dobbiamo essere capaci di darci dei tempi e di rispondere e di rispettarli. È inutile che noi continuiamo a fare mille discorsi se poi un imprenditore per aprire un'azienda ha bisogno di 4 anni di tempo. Quell'imprenditore se ne va, quell'imprenditore se ne va e fa bene ad andarsene. Se tu sei nelle condizioni di dire, caro imprenditore, non soltanto io ti do i permessi in un determinato tempo, ma ti sfido anche che se metti soldi in azienda anziché metterli in tasca, se patrimonializzi l'azienda, se consolidi l'azienda, se dai un futuro all'azienda, io ti vengo incontro, perché se tu dai un futuro all'azienda significa che crei posti di lavoro e che crei occasioni, perché sarà allora di finirla con la polemica tra imprenditori e lavoratori. È evidente che noi abbiamo un unico interesse, cioè che finalmente si torni alla crescita per poter permettere a tutti di stare meglio. Noi da sinistra bisogna ricordarci che dobbiamo fare la guerra non alla ricchezza, ma alla povertà, che è una grande lezione di un socialdemocratico svedese che ha fatto una pessima fine, ma che era un punto di riferimento enorme. Bene, se siamo in grado di fare questo lavoro qui, allora siamo credibili. Dunque, responsabilità, coraggio, fiducia. 77 progetti, io vi chiedo di controllarli. Chiedo agli operatori della stampa abruzzese, della stampa locale, oltre che di quella nazionale, di essere incessanti nella verifica, di metterci costantemente sotto scacco se Palazzo Chigi rinvia o rimanda qualcosa, di alimentare la luce, la ribalta mediatica se noi siamo in ritardo su qualcosa, perché poi tutti dicono ah, non cambia niente, invece cambia, perché quando i ministri si sentono addosso la pressione è meglio, noi siamo per l'assoluta trasparenza. Questi 77 progetti devono essere finalmente realizzati. Le 114 gru devono finalmente vedere dei risultati concreti. I singoli cantieri che stiamo cercando di sbloccare devono essere veloci, perché non è vero che bene pubblico, come pensa qualcuno, è che non è di nessuno. Bene pubblico significa che io devo mettere nella cura del marciapiede di casa mia, del mio paese, la stessa cura che metto come se mi venissero a fare i lavori in bagno. E da questo punto di vista l'attenzione che possono avere i cittadini nel controllare le nostre realtà per me è fondamentale. E allora ho finito. Ci sono 15 patti per il sud, che poi sud, per il mezzogiorno diciamo, per il centro-sud, considerando dove siamo. Questi 15 patti con centinaia di progetti hanno un grande pregio, costringono reciprocamente a controllarci. Noi abbiamo buttato via centinaia di milioni di euro, non noi, ma chi ci ha preceduto, di fondi europei. E poi io sento queste facce meravigliose dire, vabbè dai, erano fondi europei. Ma caro dolce amico, stavo per dire pezzo di... caro dolce amico, ma come fai a non capire che questi fondi europei sono i fondi delle tasse italiane? Noi ogni anno diamo quasi 20 miliardi di euro e recuperiamo soltanto 12 miliardi di euro all'Europa. Perché siamo orgogliosamente contributori attivi di questo grande sogno europeo. Ma a fronte di questo, i soldi che almeno possiamo riprendere, spendiamoli tutti, in passato sono stati buttati via perché la parcellizzazione, la divisione, l'organizzazione sbagliata di un certo federalismo privo di controlli, che noi vogliamo modificare, dando chiarezza di conti e chiarezza di compiti agli uni e agli altri, finalmente consentirà a tutti di andare a controllare, centesimo per centesimo. A me pare che questa sia una rivoluzione concettuale
che sia fondamentale. E allora, i 15 patti per il mezzogiorno sono pronti, abbiamo iniziato a firmarli, i 77 progetti dell'Abruzzo sono 77 progetti che hanno un senso e una visione organica, di cui vorrei ringraziarti, Presidente, così come ringrazio il Sottosegretario, perché avete fatto uno sforzo di grande saggezza. Non avete fatto un elenco della spesa, non avete fatto una lista di cose da comprare al supermercato, avete dato un progetto di sviluppo alla vostra regione. Adesso la nostra credibilità è quella di riuscire a realizzarli. Io ho da chiedervi una cosa e chiudere su questo. Noi stiamo affrontando una fase meravigliosa della vita del nostro paese. Meravigliosa. Se 2 anni fa mi avessero detto che saremmo arrivati a questo punto, avendo modificato la riforma del lavoro, tutte le polemiche, vedo qualche imprenditore che conosce, ci sono sicuramente organizzazioni sindacali, avete visto le polemiche, però alla fine, da quando siamo partiti, ci sono 398.000 posti di lavoro in più, di cui 354.000 sono a tempo indeterminato. Vuol dire che sono persone che finalmente possono prendere un mutuo, che finalmente possono avere un progetto di vita. Poi c'è la grande questione della mancata crescita, che è la mancata crescita demografica, che è il nostro problema principale, che dovremo affrontare. Abbiamo, nel bene e nel male, iniziato un percorso di riduzione delle tasse che è incredibile. Ieri ho scritto nella mia newsletter, mi dite dove ho sbagliato, ho ricevuto 400 email di gente che mi dice, però io non la vedo, perché? Perché mi è aumentato di qua, perché c'ho questo problema. Ma è strepitoso ascoltare i cittadini italiani quando si parla di tasse. E le tasse sono finalmente iniziate a prendere, hanno iniziato a prendere il verso giusto, hanno iniziato a scendere. Non si pagherà più l'IMU, i sindaci non sono contentissimi, ma questa volta l'operazione è perfetta, somma zero per voi. Abbiamo gestito, credo in modo molto significativo, le riforme, piaccia o non piaccia, saranno i cittadini a decidere. A me questa cosa del referendum sembra una cosa bellissima. Ci hanno detto per anni, ma voi fate le riforme chiuse nel palazzo. Adesso decide la gente. Bravo. È la gente che dirà sì o no, e noi rispetteremo il volere del popolo italiano, dicendo con chiarezza che ci sono 2 modelli diversi. Dall'alto c'è un modello che rende il paese più semplice, chi invece si accontenta della situazione che c'è adesso, con 2 Camere, con i poteri che conosciamo, con i palazzi, si tenga questo modello qui, se lo tenga lui. Se dopo aver detto per anni che bisognava dire basta alla politica degli inciuci, se la gente torna a volere la politica degli inciuci se la prenda. Noi rispetteremo il volere degli italiani. Abbiamo finalmente messo in moto le risorse fondamentali per uscire dalla questione della pubblica amministrazione, che è il problema, che come dice Luciano è il problema, però a fronte di questo abbiamo, me lo scrive... non dirò mai che sono avuto un suggerimento, ma giustamente il Presidente mi scrive che alcune regioni come l'Abruzzo stanno facendo un cammino virtuoso per uscire dal commissariamento della sanità, ed è un altro tema che secondo me è fondamentale. Non soltanto mi scrive l'appunto, ma fa anche partire l'applauso. Cioè, avete un Presidente della Regione fantastico, mi scrive l'appunto, io lo leggo e fa partire l'applauso. Cioè, roba che alla fine è roba... quasi toscano, strepitoso, meraviglioso. A fronte di tutto questo, quello che manca adesso, a mio giudizio, è un po' di sana tenacia abruzzese. Io vi chiedo questo, di incoraggiare il lavoro che stiamo facendo con quella caratteristica vostra, tipica del vostro territorio, di essere un popolo orgoglioso, fiero e tenace. È quello che deve essere l'Italia. Io sono certo che l'Italia abbia un grandissimo futuro in questo mondo fatto di paura, perché l'Italia è la terra del coraggio. Io sono certo che l'Italia abbia passato la sua fase più brutta ed abbia tutto da guadagnare nei prossimi anni. C'è però bisogno di continuare a crederci e di provare concretamente a misurarsi sui risultati. C'è insomma bisogno che la vostra tenacia, il vostro coraggio e la vostra determinazione si espanda. E allora... oggi firmiamo questo patto, è un momento importante, entro la fine di agosto torniamo a trovare Cialente e Legru, dobbiamo fare un passaggio a Pescara che è un obbligo e un piacere ovviamente, e lo faremo, lei di Pescara, ragazzi mi si becca subito, cioè, non è di... cioè, il primo che applaude è lui, che è responsabile,
E alla fine di questo percorso, però, quello di cui sono certo è che l'orgoglio con cui portiamo il bianco, verde e rosso non sarà soltanto un orgoglio stilistico, ma l'orgoglio di appartenere alla più grande storia di civiltà, che non ha voglia di essere relegata in un museo, che ha voglia di essere presa per mano e di essere utilizzata per riportare l'Europa a svolgere il ruolo che le è proprio, il ruolo di costruttrice di speranza e non di generatrice di paura. Viva l'Abruzzo, viva l'Italia e firmiamo il patto. Grazie a Claudio e grazie a Luciano. Allora, facciamo un supplemento di ringraziamento, poiché il presidente Renzi con Claudio De Vincenti, Lolli, Stefania, abbiamo fatto in modo che si stabilizzasse, hanno fatto in modo che si stabilizzasse il Gran Sasso Science Institute, che sta qui in presenza fisica anche del professor Coccia, eccolo qui. Era un impegno, e quindi, bene, dove vai? Vieni a firmare con noi, se... Il fatto che tu ti stia, vieni, accomodati, il fatto che stia scappando non è un gran segno, vieni capocantiere. Questa è la penna di meccanico. Sto firmando con una penna di meccanico, quindi ci ha organizzato tutto il presidente. Grazie, davvero grazie. Ti faccio un lavoro per il referendum di Dinardo. Abbiamo un pensiero da darti innocente. C'è un pensiero innocente del Presidente del Consiglio regionale. Vieni, vieni, Presidente, vieni. Che di solito fa pensieri colpevoli, invece in questo caso... Questo è un pensiero del Giovanni, vieni pure tu, Giovanni. Abbiamo preparato io, sempre dal fondo. Perfetto, scusa di bello. Apriamo la parte a tutti.